Il presidente della Federazione Pallavolo Islandese ha vasto grazie al progetto Experience Beach Volley, pensato dai pallavolisti e tecnici Dario Daroit e Mirko Traini. Ad accogliere la delegazione presso l'Hotel Rio di Vasto e spiegare questo connubio tra sport e turismo, anche il presidente della FIPAV Abruzzo, Fabio Di Camillo. Nell'occasione presente anche Emma Columbro, presidentessa del Rotary Club Vasto 2021-2022, che ha voluto parlare con il presidente islandese per intavolare un possibile gemellaggio con i loro Rotary e farli partecipare attivamente al progetto Sportability, che domenica vedrà già i ragazzi dell'ANFAS cimentarsi nel beach volley presso il Lido Fernando di Vasto. Il progetto Sportability è un progetto che il Rotary ha già abbracciato 2 anni fa in occasione della presidenza dell'avvocato Arnaldo Tascione, e dopo questa pausa vogliamo riabbracciarlo veramente forte, ma ancora più con altri partner rispetto a quelli di 2 anni fa. E ci presenteremo a tutta la cittadinanza, ma direi anche a tutta la regione, e in più aggiungerei il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quale siamo in attesa, perché con anche il riconoscimento dell'ANFAS nazionale volevamo coinvolgere, partendo dai nostri ragazzi dell'ANFAS di Vasto, e in questo ringrazio la Presidente Paola Mucciconi, perché partendo da questo gruppo, da questo piccolo gruppo di 20 ragazzi, vogliamo partire, proporremo a partire da lunedì prossimo delle attività sportive che vedrà loro impegnati, grazie anche all'Unione, grazie alla disponibilità del Consorzio Vivere Vasto Marina, grazie a tutte le attività presenti a Vasto Marina per quanto riguarda ad esempio l'associazione del frisbee, l'associazione per quanto riguarda la bicicletta che permetterà ai ragazzi di percorrere la nostra meravigliosa pista ciclabile. E poi abbiamo il circolo nautico, quindi faranno esperienze in vela, faranno esperienze anche sugli sci quest'inverno. Quindi abbiamo cercato di unire veramente tante forze e in primis quella che è la società Volley del Pineto, rappresentata da Dario Daroit, che vedrà durante l'anno questi ragazzi partecipare ad alcune partite proprio, si svolgeranno presso il palazzetto di Pineto. Quindi diciamo, da qui anzi l'incontro tra l'altro col presidente regionale Volley e della presidente dell'Islanda, che in questi giorni è qui ospite a Vasto, ci permetterà, auguriamoci, di stabilire un gemellaggio anche con il Rotary presente appunto in Islanda e poter esportare questo modello anche al di fuori di quella che è la città di Vasto. Siamo qui a Vasto per un progetto molto interessante, che riguarda non tanto solo la pallavolo, secondo me, ma il sistema Abruzzo. In questo senso la cosa la trovo estremamente interessante. Noi dobbiamo essere capaci di fare squadra sotto tutti i punti di vista per far sì che anche tramite lo sport si riescano a intercettare flussi di turismo, quindi flussi di economia, e riuscire a portare sui nostri territori dei rimbalzi positivi che possono generare economie, possono generare risorse, possono generare lavoro. Quindi ben vengano questi tipi di appuntamenti, ben vengano queste iniziative a cui secondo me bisogna dare seguito con dei fatti concreti, in modo da riuscire nei prossimi anni a ripetere questi e rendere progetti di questo tipo e renderli ancora più importanti e metterli a regime per favorire, diciamo, gli esiti che si possono generare nella nostra regione. L'idea di questo progetto nasce dalla volontà mio di Mirko, soprattutto di far conoscere le bellezze del nostro territorio, in questo caso siamo qui a Vasto, ma soprattutto di permettere alle persone, in questo caso i ragazzi e ragazze islandesi, di conoscere e vivere il mare, di vivere il beach volley e di crescere sotto l'aspetto umano anche tecnico. Quindi da qui l'idea di coinvolgere il presidente della Federazione Islandese, che è stato il nostro ospite gradito per alcuni giorni e gli abbiamo fatto conoscere il nostro territorio. E cercare inoltre di costruire intorno a questo progetto, che è dedicato più che altro alla pallavolo, anche un discorso turistico, perché ci sembra giusto che il nostro territorio, in questo caso Vasto, venga conosciuto non solo per la bellezza delle sue spiagge e dei suoi campi da beach, ma anche per quanto riguarda il discorso arte e culinario.
A questo aggiungiamo un progetto che stiamo facendo insieme ad ANFAS, insieme al Rotary di Vasto, per cercare di coinvolgere i ragazzi diversamente abili e portarli finalmente a conoscere anche loro questo magico sport che è la pallavolo o il beach volley, ma soprattutto per far sì che ci sia un'inclusione da parte loro e far capire ai ragazzi invece che hanno la possibilità di fare sport ad altissimo livello quanto sia importante essere uniti, essere insieme e cercare comunque di raggiungere sempre quello che è il risultato, che poi è la vittoria, il partecipare alle varie competizioni. Stiamo cercando di ampliare ovviamente questo progetto che ha introdotto Dario il più possibile, perché ci piacerebbe integrare, appunto, siamo partiti con l'Islanda e diciamo che noi non vogliamo fermarci e cercare di coinvolgere anche molti altri paesi esteri. Come ha detto Dario, l'intento è quello di promuovere il turismo e far conoscere alla gente che viene da fuori che cos'è il mondo della pallavolo, del beach volley e soprattutto quanto possiamo dare e soprattutto anche a livello di pacchetti tra virgolette completi. Siamo felici, siamo pronti, orgogliosi e tutto quello che vogliamo di ampliarci, e non ci fermiamo qua. Abbiamo tanti progetti per quanto riguarda anche inerente alla pallavolo, di formare allenatori, dirigenti, giocatori e creare per l'appunto collaborazioni con l'estero e per far crescere il movimento abruzzese di Vasto e soprattutto il turismo. So I had the opportunity to come here because of Dario and Mirko they reached me through a friend of us, and it was very interesting. Firstly, the ideas they have of the introduction of the sport, but also then when I come here, I had more opportunity to see the facilities, the surrounding beautiful area, and the food. Don't forget the food is very good. So it's excellent actually, and all staying here has like giving us ideas and the possibility of collaboration. Quindi abbiamo è stato invitato qui da Dario e Mirko, che sono i collaboratori per il progetto sia disabili che per il progetto camp di beach volley, e è stato invitato tramite un amico in comune. Ha molto apprezzato sia la città che il cibo che le strutture. E okay. So now, after being here, seeing the facilities, the next step surely will be to have the discussion of where this project can be going. And also the ideas of both Dario and Mirko of growing and expanding is an exciting things to think about. So possibly and hopefully we will start and work with the communication and continue. Mm-hmm. Sicuramente vede un futuro nel progetto, sia per le strutture che per la città, quindi adesso il prossimo step è solo avere un meeting dove si discuteranno le prossime cosa avverrà nel futuro, ed è molto contento di questa collaborazione e non vede l'ora di vedere cosa succederà. To hear about this project, because there are too few projects actually for disability people. Mm-hmm. So that's compliment to Vasto. Vorrebbe fare i complimenti alla città di Vasto, soprattutto per il progetto per le persone disabili, perché è assolutamente un progetto innovativo e è molto felice di farne parte, spera che ci sarà un futuro. Come consorzio siamo stati felici di essere stati coinvolti e dal principio abbiamo dato la nostra adesione a questo bel progetto, mettendo a disposizione i lidi della nostra splendida costa, che subito hanno dato il loro ok ad ospitare, insomma, questa bellissima manifestazione che siamo certi avrà un grande richiamo ed unirà l'aspetto sociale a quello sportivo. Sulla base di questo cercheremo di programmare e di essere vicini anche per gli eventi futuri. Allora, noi siamo come albergatori, come famiglia di albergatori, siamo contentissimi di aver ospitato questa delegazione islandese per fare in modo che questo progetto abbia lo sviluppo in Vasto. Siamo contenti che hanno apprezzato moltissimo, a prescindere se questa manifestazione avrà diciamo, luogo qui, che hanno apprezzato il territorio, hanno apprezzato la cucina, hanno apprezzato, diciamo, tutto quello che noi siamo in grado di offrire.
e facciamo i nostri più cari auguri a loro e a tutti coloro che hanno sposato questo progetto e che faranno in modo che questo progetto si prenderà piede e forma, e sia per il beach volley, per la pallavolo, per i diversamente abili, quindi tante attività davvero belle e interessanti per tutta la collettività. E niente, spero che tutto andrà bene e faccio i miei più cari auguri di nuovo a tutti.